La scrittrice Ornella Mariani, nota a tutti per le sue posizioni contrarie alla narrazione unica dominante, oggi 29 aprile 2022 ha pubblicato sul suo canale Telegram questo post. Cari amici, vi comunico che stamattina ho ricevuto la visita della Digos. Hanno atteso l'arrivo del mio avvocato e dopo aver perquisito la mia casa, non avendo trovato nulla di compromettente, hanno ritenuto di denunciarmi per vilipendio delle istituzioni. Naturalmente la cosa non mi intimidisce, sono solo indispettita perché mi hanno fatto perdere degli appuntamenti che avevo in programma. In cambio sporgerò denuncia a mia volta per vilipendio del popolo italiano. È stata una mattina movimentata, ma mi ha stimolato la circolazione. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, comprate il libro in uscita che devo aiutare molta gente in difficoltà. Questi non hanno ancora compreso con chi hanno a che fare. Se ne accorgeranno molto presto. Buona giornata a tutti. Un episodio, a mio avviso, increscioso, indegno di un paese come l'Italia. La sua abitazione è stata perquisita. Cosa pensavano di trovare? Bombe a mano? Mitragliatrici? Avranno trovato carta, penna e calamaro, o al limite un notebook sul quale digitare le proprie memorie. Una scrittrice che esprime liberamente il suo pensiero, a volte con un linguaggio un po' forte, sì, ma nulla a che vedere con quello usato nell'ultimo anno nei confronti dei Novax da personaggi televisivi, politici e giornalisti. Vediamo assieme in cosa consisterebbe il reato e che pena prevederebbe. È l'articolo 290 del Codice Penale. Intanto cominciamo col dire che vilipendio deriva dal latino vilipendere, che significa offendere. Leggiamo: chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il governo o la Corte Costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1000 a euro 5000. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della Liberazione. Ornella Mariani ha dichiarato di essere solo indispettita per il tempo che le hanno fatto perdere. Ancora una volta ha dimostrato di essere una donna forte, libera e che non si fa intimorire. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.